La storia della Coppa dei Campioni, ovvero la massima competizione internazionale per club in Europa. Noi vogliamo raccontarvi la storia, appunto, della Coppa dei Campioni in un percorso di memorabilia, partendo da quelli che sono i biglietti, ossia i classici tagliandi che consentono appunto l'ingresso allo stadio come questo. Questo è quello del 1984, della finale tra Liverpool e Roma. Inoltre vogliamo utilizzare in questo percorso i programmi, ossia quei classici giornalini che presentano le partite, che vengono regalati in alcuni casi, venduti in altri e che presentano l'incontro con statistiche, foto. La Coppa dei Campioni inizia nel 1955 e termina nel 1992. Non termina, diciamo che cambia denominazione e diventa Champions League. Noi vogliamo però raccontarvi questo percorso sino al 1992. Un viaggio che faremo utilizzando la collezione infinita che ci è stata messa a disposizione da uno dei più grandi collezionisti internazionali, Matteo Melodia, un orgoglio italiano, mi verrebbe da dire. E allora iniziamo questo percorso con la Coppa dei Campioni. La prima fase della Coppa dei Campioni vede il predominio del Real Madrid che con Alfredo Di Stefano, Puskas, Copa, Santa Maria e Miguel Muñoz furono tra gli artefici delle 5 vittorie consecutive in Coppa Campioni tra il 55 e il 60. In finale avranno la meglio su Stade Reims per ben 2 volte. Con la Fiorentina, con il Milan e con l'Eintracht di Francoforte. Tra le partite più rilevanti vi è sicuramente il 7-3, 3 gol di Stefano e 4 di Puskas contro l'Eintracht di Francoforte nella finale di Landen Park del 1960 davanti alle telecamere della BBC e a un'Eurovisione e al pubblico di oltre 135.000 persone, la più grande affluenza di spettatori per una finale di Coppa dei Campioni. Gli anni successivi vedono grande protagonista il Benfica, nel bene e nel male. È comunque la seconda squadra a potersi fregiare del titolo di campione d'Europa dopo l'egemonia del Real. Infatti vince 2 edizioni di seguito contro il Barcellona e proprio contro il Real. Gutmann, l'allenatore ungherese del Benfica, si vide rifiutare un aumento di stipendio dopo questi successi e scagliò quella che ormai è una maledizione per i lusitani. Da qui a 100 anni, disse, nessuna squadra portoghese sarà 2 volte campione d'Europa e il Benfica, senza di me, non vincerà mai più una Coppa dei Campioni. Effettivamente, da quel momento, la squadra del Benfica perse tutte e 5 le finali successive. Arriva poi il successo del Milan di Rocco e Maldini proprio in finale contro il Benfica a Wembley. E poi l'Inter di Herrera a infilare una splendida doppietta, la prima contro il Real Madrid per un 3-1 finale a Vienna, la seconda a Milano contro il Benfica per 1-0 con rete di Jair. Poi ancora un successo del Real nel 1966 in finale con il Partizan. Il Real è l'unico club ad ottenere la Coppa dei Campioni originale, sostituita poi dal modello dalle grandi orecchie, su richiesta di Gabriel Henault all'UEFA dopo la vittoria appunto del 66. Nel 1967 il Celtic diviene il primo e finora unico club scozzese a vincere la Coppa dei Campioni. In finale ebbe la meglio sull'Inter per 2-1 all'Estadio Nacional di Lisbona, in Portogallo, passando la storia come i Leoni di Lisbona. Grazie invece al trio d'attacco formato da Bobby Charlton, George Best e Dennis Law, il Manchester United diventa invece la prima squadra inglese a vincere la Coppa dei Campioni nell'edizione del 68, sconfiggendo in finale ancora una volta il Benfica di Eusebio. Nel 69 torna a imporsi il Milan di Nereo Rocco, che nella finale di Madrid batte l'Ajax con il risultato di 4-1 grazie alla storica tripletta di Prati e al gol di Sormani.
Dal 1970 il calcio olandese comincia a imporsi. Prima il Feyenoord, che appunto in questa edizione batte ai tempi supplementari gli scozzesi del Celtic per 2-1. Poi l'Ajax con tre successi di fila, 71, 72 e 73. La prima Wembley contro il Panathinaikos, poi vince per 2-0 sull'Inter e 1-0 sulla Juventus. Disciplina tattica e John Cruyff, le armi micidiali in possesso degli olandesi. Dopo l'Ajax è il Bayern a dominare la competizione. Beckenbauer, Sepp Maier, Müller e Paul Breitner consentono ai tedeschi di alzare la Coppa al cielo per ben tre volte di seguito. I tedeschi hanno la meglio su Atletico Madrid dopo la ripetizione della finale Leeds United e Saint-Étienne. Nel 77 si apre il dominio inglese. Inizia il Liverpool di un certo Kevin Keegan, eletto poi pallone d'oro in ben due occasioni, contro il Borussia Mönchengladbach a Roma per 3-1. Poi l'anno successivo nella finale di Wembley contro i belgi del Bruges per 1-0. È poi il turno del Nottingham Forest ad infilare la doppietta, prima nel 78-79 sconfiggendo gli svedesi del Malmo per 1-0 a Monaco e l'anno successivo avranno invece la meglio sull'Amburgo sempre con una vittoria di misura. Nella finale di Parigi del 1981 è ancora il Liverpool ad avere la meglio sul Real Madrid nella finale di Parigi, mentre nell'82, alla sua prima partecipazione in Coppa dei Campioni, l'Aston Villa vince la competizione, superando in finale il Bayern Monaco di Karl-Heinz Rummenigge per 1-0 al Feyenoord Stadium di Rotterdam. Il 25 maggio 1983 allo stadio Spiridon Luis di Atene, dopo ben 7 anni, si gioca una finale senza squadra inglese. Di fronte la Juventus di Trapattoni e i tedeschi dell'Amburgo che avranno la meglio con un gol di Magath dopo appena 8 minuti. Nella stagione successiva, 83-84, arriva la quarta Coppa dei Campioni per il Liverpool, vinta ancora una volta allo Stadio Olimpico di Roma. Questa volta contro la Roma, padrona di casa, in una sfida decisa per la prima volta nella storia delle competizioni dagli 11 metri dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Arriviamo all'amara serata del 29 maggio 1985, dove la Juventus si aggiudica il titolo di campione d'Europa. Ma ciò che è successo quella sera allo stadio Heysel è una ferita che mai si potrà rimarginare. Il nostro pensiero va alle vittime e alle loro famiglie. Con l'esclusione delle squadre inglesi dal calcio europeo dopo i fatti dell'Heysel si conclude il loro periodo di egemonia. Ciò fa emergere nuove formazioni. Negli anni immediatamente successivi infatti ci sono delle vittorie inattese, come la vittoria dello Steaua a Bucarest contro il Barcellona, del Porto contro il Bayern di Monaco e il successo del PSV Eindhoven contro il Benfica. Sul finire degli anni 80 arriva nel panorama calcistico europeo il Milan, guidato da Arrigo Sacchi e composto dal trio olandese Marco van Basten, Ruud Gullit e Frank Rijkaard. I rossoneri si aggiudicano la Coppa delle Grandi Orecchie nel 1989 e nel 1990. Nell'89 si aggiudicano la Coppa battendo lo Steaua Bucarest per 4-0 a Barcellona con doppietta di Gullit e doppietta di Van Basten. Mentre a Vienna nel 1990 hanno la meglio del Benfica per 1-0 con gol di Rijkaard. È allo stadio San Nicola di Bari che nelle edizioni del 1990-91 la Stella Rossa ha la meglio sull'Olympique Marsiglia, conquistando il trofeo ai rigori dopo un pareggio a reti inviolate. Arriviamo alla finale della Coppa dei Campioni 91-92, giocata allo stadio di Wembley, che viene vinta dal Barcellona contro la nostra Sampdoria. Una punizione di Ronald Koeman, assegnata dall'arbitro nel secondo tempo supplementare, risulterà fatale ai blucerchiati. Curioso come la prima Coppa dei Campioni del Barcellona corrisponda all'ultima con questo nome e questa formula. Da qui inizia una storia diversa, quella della Champions League, ma appunto è un'altra storia.